Mi dispiace se limono per 5 minuti. I primi 5 minuti di video lo vorrei fare limonando con questa tavola perché è una delle mie preferite. Quando ha detto limono, ho avuto paura. Fortuna che ha detto tavola dopo. Secco, tu rimani dietro lì, nasconditi bene. Intanto io mi limono la Salomon Assassin. Ragazzi, prima che io parta a fare delle cose a luci rosse, vedrete comparire sicuramente un molino verso la fine di questo video. Vi spiego che cos'è la Salomon Assassin. Cos'è la Salomon Assassin? È probabilmente una delle migliori soluzioni che abbia mai messo sotto i miei piedi. Francamente, fatico a classificarla solo come una tavola freestyle versatile, perché ha qualità di tenuta e di manovrabilità così al top di livello che onestamente fa bene tutto. Cioè, quando sei sopra quelle robe qua, puoi manovrare, puoi correre, puoi accelerare, puoi galleggiare senza tanti È problemi. tipo Medjugorje, però una fatta a tavola. Non ho capito, è Medjugorje che c'è il muro del pianto? No, è quello dei miracoli. Ah, Te la d'accordo. metti e stai bene. Te la metti a stare. Va bene, e senza voler Addentrarci. addentrarci in questi profili religiosi, ci addentriamo nel profilo della Salomon Assassin. È particolarmente complesso, se ti ricordi come si chiama? Dai, l'abbiamo studiato 5 minuti fa. Se Non è vuoi, te lo ripeto: Rockout Camber. Rockout Camber, esatto. È particolarmente complesso perché, seguitemi, è piatto per la manovrabilità nella parte tra gli attacchi. E fin qua. Camber nella zona sotto i vostri piedi per aumentarne la stabilità e poi ovviamente chiudiamo col rocker nella parte di punta e coda. È uno shape twin, quindi vi concedo ovviamente una buonissima manovrabilità da entrambe le direzioni, leggermente direzionata la parte di punta per aumentare come deve essere il galleggiamento in fresca. È una tavola con la quale ci potete veramente fare tutto. Vi faccio vedere anche la parte hot del retro. Guardati la soletta, è una delle soluzioni più scorrevoli. Il core è tutto in bambù, in Domanda carbonio naturale. difficilissima adesso. E la shankratura? Ah, la shankratura è un equalizer quadratic, che ne va anche qui ad impreziosire le qualità di tenuta, considerato che abbia provato io è onestamente la miglior shankratura che abbia mai solcato l'ENE. Ne proviamo il flex, Dai, è comunque un proviamolo. flex adulto, quindi tendenzialmente Da bollino rosso? è assolutamente da bollino rosso, te l'ho detto, dopo vado a limonarmela nel retro del negozio. Dicevo, una shankratura che ha un buonissimo pop, è una tavola che se si vuole spingere, si può spingere, francamente è assolutamente godevole. Se l'avete provata, se ce l'avete a casa, se vostro cugino volesse un pochino fare domande più approfondite, lo potete fare tranquillamente contattandoci qui sotto oppure in negozio. Boom! Ciao raghi! No, ben pesi.